Buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata del TG Rosa. Ma iniziamo subito con la prima notizia di oggi. Si conclude con la premiazione degli elaborati il concorso dal tema La scuola per la pace. L'evento si è tenuto all'interno della chiesa di San Leonardo di Partinico e ha visto una grande partecipazione. Ma sentiamo il presidente dell'UCIM, Francesca Corrieri. Si è concluso il concorso La scuola per la pace. Sono stati premiati gli alunni per alcuni elaborati. Sì, e oggi siamo arrivati alla tappa conclusiva del nostro concorso, la Scuola per la Pace, indetto dall'UCIM. È stato un bellissimo momento di festa, devo dire, un momento gioioso a cui hanno partecipato tanti alunni delle scuole di Partinico, anche di Borgetto. E sono stati premiati per vari tipi di elaborati. Abbiamo avuto prodotti multimediali, dei video, dei PowerPoint, temi, poesie, anche dei bellissimi cartelloni. Ragazzi sono stati veramente bravi, ci hanno fatto pervenire tantissimi lavori, tant'è che la giuria veramente ha avuto una settimana di lavoro per valutare tutto, però è stato un bel momento per tutti. Qual è stato l'elaborato che vi ha colpito di più? Ma tutti elaborati, devo dire, meritevoli. Per la scuola primaria il primo premio è stato assegnato a una classe, la terza B dell'Istituto Comprensivo Ninni Cassarà, per il prodotto veramente corale, collettivo di tutta la classe, perché c'erano delle poesie, dei disegni realizzati da tutti i bambini, quindi era un maxi cartellone. E poi per la scuola secondaria di primo grado, la classe prima dell'Istituto Comprensivo di Borgetto ha realizzato proprio un video che vedeva come protagonisti gli stessi ragazzi che esprimevano i loro pensieri di pace e questi si alternavano a immagini e a testi significativi sempre in tema, mentre per la scuola superiore il primo premio è stato dato a un'alunna del liceo scientifico per un tema veramente molto ma molto originale. E poi ci sono stati diversi riconoscimenti che l'UCIM ha dovuto dare perché abbiamo cercato di accontentare il più possibile questi ragazzi. E andiamo avanti, restiamo all'interno della chiesa di San Leonardo, dove a seguire si è tenuto l'incontro dibattito sul tema fraternità, pace e bene comune, moderato da Rosalba Lunetto. Sentiamo i relatori al microfono di Francesca Curieri. Costruire, la pace facendo ricorso alla fraternità. Quanto è importante questo tema del convegno di oggi? Ma più che essere importante è fondamentale. Ed è fondamentale per prendere coscienza del fatto che nella fraternità, nel condividere tutti insieme come fratelli le realtà del mondo, sia quelle che presentano disagio, difficoltà per superarle, sconfiggerle, sia quelle che invece fanno comunione, cioè uniscono, fanno più forti nell'affrontare le difficoltà, credo che sia fondamentale perché si possa costruire una società che sia fondata sulla pace, sulla fraternità, sulla condivisione, sulla solidarietà soprattutto, perché se manca il senso della solidarietà, se manca il senso della condivisione dei beni, dei servizi, delle ricchezze, di ciò che la provvidenza, Dio mette a disposizione di tutti, non si può mai costruire, non si potrà mai costruire la pace che è un bene fondamentale perché il mondo possa progredire nel bene. Un convegno per divulgare quali valori? Ma i valori sono quelli fatti nell'enciclica di Papa Francesco. Lui ha toccato diversi argomenti che sono nel tema della fraternità e la giornata mondiale della fratellanza e noi diciamo li abbiamo estrapolati, li stiamo trattando giustamente portandoli nel nostro piccolo, nel nostro territorio. Io mi sono occupato in questo convegno dei temi della criminalità organizzata e della corruzione, quindi ho cercato di fare un po' il punto della situazione, di vedere un po' quello che si muove in pentola, il perché dei vari fenomeni che si sono susseguiti, dai fenomeni di macrocriminalità, omicidi, quello che c'è stato nel passato, ai fenomeni di microcriminalità che poi non sono tanto microcriminalità quello che sta succedendo al territorio, ampliando la discussione all'argomento della corruzione che avviene delle organizzazioni mafiose e non all'interno delle pubbliche amministrazioni.
tu affronterai in questo convegno la tematica sull'ambiente e sicuramente, visto che fa parte dell'istituzione, anche di bene comune. Certo, perché come dire, uno dei tanti sensi della pace, che non è soltanto diciamo, il contrario della guerra, ma è essenzialmente diciamo, il rispetto, e anche il rispetto per l'ambiente soprattutto in una società come la nostra, una società sempre più consumistica, che non ha salvaguardato l'ambiente, non si è parametrata su quegli elementi basilari dell'ecosostenibilità cui tutti dovremmo riferirci. Ecco, diciamo, Partinico è un caso emblematico a proposito di ambiente e a proposito di beni comuni, sia per quanto riguarda la vivibilità della nostra cittadina, che è ridotta ai minimi termini e che diciamo ogni cittadino sente sempre meno come propria, sia per quanto riguarda diciamo, le questioni famose come la distilleria Bertolino, la foce del Nocella, la questione dei rifiuti, tutto attinente appunto all'ambiente. Quello che si auspica da questa tavola rotonda è che venga fuori diciamo, un ritorno di quella sensibilità che il cittadino partinicese ha saputo dimostrare e che è perfettamente diciamo, in tema e in coerenza con quelli che sono i principi diciamo, della fraternità, del recupero dell'aspetto della comunità contro l'individualismo sfrenato che ci ha di fatto ha distrutto l'identità partinicese in questi ultimi anni. E cambiamo decisamente argomento. L'alimentazione quotidiana serve a rifornire il nostro corpo di carboidrati, proteine e grassi, ma anche di acqua, di vitamine e minerali. Seguire una sana alimentazione è necessario per evitare squilibri nutrizionali che si possono sfociare in forme patologiche come l'anoressia e la bulimia. Sentiamo cosa ci propone Rosita Brugnano con un video dalla stessa realizzato sull'argomento. L'alimentazione è ormai risaputo che l'uomo moderno a tavola mangia troppo e male. Consumiamo da 2 a 4 volte più del necessario, senza rispettare le proporzioni ottimali fra i vari gruppi di alimenti. Introduciamo quantità eccessive di carboidrati, grassi animali saturi, a discapito di altri principi vitali quali le vitamine, sali minerali e oligominerali. Un'alimentazione sana e nutriente dovrebbe includere prevalentemente cereali, legumi, verdure, frutta di stagione, pesce e olio di prima spremitura. Sarebbe auspicabile diminuire il consumo di carne, privilegiando il pesce e le proteine vegetali. Questo consentirebbe di fornire al nostro organismo tutto ciò di cui ha bisogno, ma anche contemporaneamente di prevenire alcune patologie strettamente connesse all'adozione di schemi alimentari errati. Anoressia è una grave patologia alimentare causata da un'alterazione psichica. Si manifesta inizialmente con un'attenuazione dello stimolo di alimentarsi, poi entra in atto l'anoressia vera e propria, con la totale mancanza d'appetito, il rapido dimagrimento e nelle donne l'assenza delle mestruazioni. Bulimia. Grave patologia alimentare causata da un'alterazione psichica. Si manifesta inizialmente con l'incessante necessità di ingurgitare esorbitanti quantità di cibo, per poi ricorrere a diversi metodi per riuscire a non metabolizzarlo e quindi ingrassare. Vomito autoindotto, utilizzo di lassativi e purghe. Obesità, grave patologia alimentare cronica degenerativa caratterizzata da un eccesso di massa grassa nell'organismo. In genere a causa di un'alimentazione scorretta e di una vita sedentaria. A livello psicologico le patologie alimentari stravolgono completamente la vita di una persona. Ben 3 milioni di giovani italiani soffrono di disturbi alimentari e questo numero pare destinato a crescere. Occorre quindi intraprendere un regime alimentare corretto, praticare molto sport,
ma soprattutto dedicare del tempo alla salute del proprio corpo e della propria mente, evitando di condurre una vita frenetica e stressante. Perché noi valiamo. E anche tu. Andiamo avanti, il TG Rosa ha suscitato interesse ed entusiasmo perché rappresenta un'inversione di tendenza rispetto alla cronaca nera. I temi trattati rispecchiano e raccolgono fenomeni ed eventi che riguardano la nostra società al fine di divulgare valori e sentimenti. Il TG Rosa ha perfino ispirato il poeta Francesco Billeci, il quale ricordiamo che collabora con la nostra redazione, a scrivere una poesia proprio per il TG Rosa. Sentiamola. L'UTG Rosa. Sentite, sentite, oh brava gente, assettatevi e tagliate attentamente. Sto programma nuovo che vi fa svariare la mente si chiama L'UTG Rosa, donde si parla di cultura, cronaca e natura. E si parla e s'apprende senza censura. Poesia e scrittura, politica e magistratura, armale e agricoltura, servizi montati con tanta cura, fatte su misura di Marina e Francesca. Per chi vuole apprendere e sapere, per chi si vuole rilassare e farsi intervistare, notizie importanti che ne fanno crescere e pensare, e la vita d'ogni uomo fanno migliorare. Perché è importante avere fiducia in se stessi? A questa domanda abbiamo cercato di dare delle risposte, sentiamole. Non ti insegnerò. Come avere maggiore fiducia in se stessi? Sembra semplice, ma l'autostima non è una qualità innata. Alcuni ne hanno da vendere, mentre altri ne hanno davvero poca. Ma perché è così importante? Chi non ha fiducia in se stesso non fa altro che sottovalutarsi, non immaginando minimamente che gli altri possono riconoscergli delle qualità. A che serve provare se gli altri non credono in te? Ci sono persone poco sicure che per sentirsi a loro agio recitano una parte e costruiscono un'immagine di sé che in realtà non gli appartiene. L'autostima invece permette di avere fiducia in se stessi, di agire con maggiore libertà, rendendo autentici i rapporti con gli altri e permettendoci di sentirci realizzati. Ecco perché è importante. Dobbiamo avere le idee chiare su quello che siamo, cioè persone uniche, con delle passioni, un carattere e dei gusti. La fiducia in se stessi non viene dall'avere sempre ragione, ma dal non temere di sbagliare. La vostra forza è l'autenticità. Non sforzatevi di essere ciò che non siete, ma lottate per rimanere ciò che siete. Non dovete cercare niente, ma dovete solo prendere coscienza di voi stessi, crederci di più. Non dovete cercare un linguaggio nuovo, ma dovete imparare ad ascoltare quello che già possedete. Difendete la vostra spontaneità e nel frattempo otterrete anche la naturalezza che si acquisisce nel tempo con la fiducia in se stessi. Ricordate che vivere è l'arte di diventare quello che si è già. Ti trasformerai. E ci siamo posti un altro interrogativo. Che cos'è la felicità?
Tutti siamo alla ricerca di questa emozione, ma la coloriamo di tante e diverse sfumature e pretese da non riuscire mai a conseguirla. Sentiamo perché. Felicità e tenersi per mano. Tutto passa e se ne va. Solo i momenti non vissuti non ti abbandoneranno mai. Un anno vecchio ci ha da poco salutato e quello nuovo sta provando a convincerci di essere migliore. Alcuni pensano però che il valzer dell'oblio si ripete sempre, altri invece vanno alla ricerca della felicità. Ma che cos'è la felicità? La felicità, diceva Leopardi, è un momento illusorio che consiste nell'attesa o nel ricordo di qualcosa di bello. È il raggiungimento di aspettative della vita e dura giusto il tempo di consumazione delle stesse legate a eventi. Un atteggiamento positivo e ottimista nei confronti della vita e del prossimo può favorire la felicità anche durante tale percorso, mentre il pessimismo congenito abbruttisce l'individuo fino alla depressione e i momenti di felicità sono soltanto sorprese positive che sferzano la monotonia della negatività. La felicità dunque è un'esigenza di vita dalla quale dipende la nostra esistenza, in comune accordo con il prossimo. Tutti siamo alla ricerca della felicità, ma la coloriamo di tali e tante sfumature e pretese da non riuscire mai a conseguirla. La felicità dunque è qualcosa di interiore, per questo è dentro di noi e dobbiamo inabissarci per trovarla. Quindi dobbiamo apprezzare ciò che siamo e ciò che abbiamo. Questo è il primo passo verso questa emozione. Nessuno mai avrà il diritto di controllare la nostra felicità. A nessuno dobbiamo permettere di provare a dosare i nostri sentimenti. La nostra gioia non deve avere confini. È già tanto difficile trovarne un po'. Spesso ci accontentiamo di surrogati, di sorrisi striminziti, di manifestazioni di euforia appena accennate. Quindi, quando avete la possibilità di ridere di gusto, fatelo fino alle lacrime. Il giorno in cui la felicità sarà nel vostro cuore, colorerete di vita i ricordi futuri. Come un pensiero che sa di felicità. E siamo arrivati al nostro angolo della cultura. Al Palazzo dei Carmelitani è stato presentato il libro Commedia in due atti del partinicese Domenico Palazzolo, di Listid agli Stadi e li parenti su Nucomo Listivali. Lo scrittore ha voluto accendere i riflettori sulla lingua siciliana e sulla Partinico degli anni 70 e 80. Sentiamolo. Due commedie in dialetto siciliano che cercano di scavare nella Partinico degli anni 70. Sì, si tratta di due commedie scritte interamente in dialetto, una appunto di Listid agli Stadi e l'altra I parenti sono su Nucomo Listivali. Sono due commedie scritte interamente in dialetto che ci riportano alla Sicilia degli anni 70, un po' è come una foto proprio di quel periodo dove vediamo i rapporti familiari, i rapporti con il vicinato particolarmente intensi, che rapporti che ormai si sono persi perché o si lavora per motivi, perché viviamo una realtà diversa da quella di allora. Quindi è una commedia nostalgica? Forse, secondo me un po' sì, non è una commedia della risata, è una commedia nell'accezione propria del termine, nel senso che c'è un lieto fine dove vige il principio appunto del tutto è bene quel che finisce bene, dove c'è un po' ci sono degli elementi tipici della sicilianità di quel periodo, la zitata, la ricerca del marito per bene, appartenente a buona famiglia, diciamo tanti elementi che per chi ha vissuto quel periodo riportano a quel periodo. Per chi non l'ha vissuto, può essere un'occasione per conoscere una Sicilia passata che ormai non c'è più, di cui magari ancora abbiamo qualche sfumatura, ma che non è proprio quella di allora. Io magari l'ho vissuta, però non in prima persona, però sicuramente nel leggere le commedie ho rivisto delle situazioni cui hanno partecipato magari persone a me vicine, un po' più grandi di me, questi fidanzamenti, l'arrivo del papà, i dolcini, lo sfumaccio, cioè tante situazioni che comunque fa piacere rivedere, perché proprio si rivede qualcosa nel leggere. Secondo te qual
qual è il messaggio? Il messaggio è quello, mantenere salde le radici. E l'altra forse non lo so, devo dire un ritorno ai vecchi valori. È nostalgica, però bisogna sempre capire che andiamo avanti, non si può tornare indietro. Com'è nata l'idea di scrivere queste due commedie? L'idea è nata da una battuta buttata lì così, senza senso. Però mi sono impegnato perché non parlo mai a vanvera, cioè quando dico faccio. E quindi la battuta era quella, realizza questa, rappresenta questa commedia, un copione che mi avevano chiesto, la prossima sarà la mia. Qual è lo stile che differenzia questa commedia dalle altre commedie? La mia ritengo che ha uno stile discorsivo, mentre altre commedie, le battute per esempio sono semplici, corte, brevi, per cui l'attore trova facile recitarle. La mia è un po' più difficile perché sono battute discorsive lunghe anche. Ma è un tuffo nel passato della Partinico degli anni 70? Sì, degli anni 70-80, prende lo spunto, diciamo, da un fatto socio-economico nato verificatosi a Partinico in quegli anni, che è il periodo della sofisticazione del vino. Da quello poi si è sviluppata tutta quanta la commedia. Ma ci sono dei valori che sono sempre unici e vanno divulgati? Ma soprattutto la sicilianità. Soprattutto i proverbi che sono pieni di sapere, di cultura, per cui per esempio l'immagine stessa del libro presenta che cosa? Un calice di vino con un pezzo di canna e una finestrella, sembra una cosa inutile, una cosa ha un suo valore, questa era utastu, che serviva per prendere un mezzo bicchiere di vino dalla botte senza farlo agitare. Bene, con Spazio Cultura termina il nostro TG. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e rimando l'appuntamento alle prossime edizioni.